uno scavo a fondo circa 50 metri, abbiamo portato via 60.000 metri cubi di materiale, portato 30.000 metri cubi di calcestruzzo e più di 2 milioni di chili di ferro. Ad oggi abbiamo terminato la parte di opera strutturale, attendiamo il finanziamento per poter completare le finiture, dopodiché la stazione sarà restituita ai cittadini, considerando che è di fondamentale importanza perché si riunisce con linea 1 partendo da Piazzale Tecchio. È come un palazzo di 15 piani che scende nelle viscere della città. È la stazione Chiaia della linea 6 della metropolitana di Napoli, in piazza Santa Maria degli Angeli, al Monte di Dio. Ed è in questo cantiere che la Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità stamattina ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento delle opere. È stata l'occasione per fare il punto sui tempi necessari per arrivare alla consegna. Mentre i tecnici hanno illustrato i dettagli della progettazione, che oltretutto prevede anche una uscita al piano strada nel centro di via Chiaia, che sarà usufruibile anche indipendentemente dall'utilizzo della metropolitana, e le difficoltà occorse durante i lavori, per le necessità di recuperare i reperti archeologici del sottosuolo. Sono stati trovati 7 scheletri del primo secolo d.C. e l'acquedotto del Serino, che sono più o meno della stessa epoca. I resti greci risalgono a circa 4.000 anni fa. Il patto siglato dal sindaco con il governo sarà ed è un'occasione importante per la città per fare in modo che si possano concludere definitivamente questi lavori. Di fatto non li ancora abbiamo avuti un centesimo, ma diamo per scontato che un patto che è stato firmato un mese fa, diamo per scontato che questi soldi arriveranno, perché siamo qui e a testimonianza che i lavori si stanno facendo. La città ha bisogno di tornare alla normalità. Cioè l'opera è stata messa a finanziamento mentre alla regione. Stiamo aspettando mentre il decreto d'impegno. Da quel momento ci vorrà un po' più di un anno per completare mente l'opera. Quindi siccome io immagino che per gennaio possa arrivare questa cosa, queste autorizzazioni, questi soldi insomma dalla regione, per l'anno prossimo, per l'inizio 2018, la stazione dovrebbe essere pronta. Tra poco a gennaio cominceremo i lavori sulla riviera di Chiaia, sia sulla sistemazione vent esterna della stazione di Piazza San Pasquale, sia i lavori sulla strada. Per me comunque l'interesse per l'amministrazione, penso anche i cittadini, è importante che quei lavori dopo tanto tempo possano partire e concludersi rapidamente. Noi siamo pronti a partire a gennaio, quindi noi a gennaio dobbiamo partire con la strada e con la stazione di San Pasquale. Tra il patto per la regione Campania e il patto per la città di Napoli, tutte le due tratte, sia della linea 1, linea 6, comunque c'è l'impegno finanziario. Successivamente bisogna aspettare soltanto i passaggi burocratici, cioè a seguito dell'impegno poi ci vogliono le delibere della regione, ci vogliono arrivare i soldi, ma insomma le cose stanno andando avanti.